fanciulli a sentir la storia triste di questi scemi del villaggio e delle loro avventure leghiste. Vi parlerò di un mondo popolato da cerebrolesi, tra cui vecchi senatur colpiti in faccia da paralisi. Costui diede i natali all'essere più idiota, che aveva sguardo vuoto come quello di una trota. Ma con una magia che rese i cervelli senza segnale, questo essere si fece eleggere consigliere regionale. Per fortuna la sua carica presto fu abolita, in seguito a uno scandalo di appropriazione indebita. Ma quel che non sapevamo era che da questo fango sarebbero uscite creature con meno neuroni di un dugongo. Questo, ascoltatori, è la ballata della Lega, partito composto da stupidi razzisti che valgono meno di una mezza sega. Parassiti così non si erano mai visti. Da questo calderone ricolmo di letame fumante nacque un certo Calderoli di un'ignoranza disarmante, incapace di comporre frase che abbia un senso. È incredibile che costui abbia ancora del consenso. Ma il popolo è ancora sotto un incantesimo potente, chiamato disinformazione, e ancora colpisce tanta gente. Consci di ciò si fanno avanti tante bestie, che verso la ragione arrecano un sacco di molestie. Da un borgo longobardo giunse infatti un subnormale, il suo nome era Borghezio e rappresentava ogni male. Del suo pensiero il razzismo l'hai capito pure tu, che era un figlio di buona donna. Questo mondo era pregno di ignoranti leccaculo, tra cui una chimera, mezza capra e mezzo mulo. Purtroppo ora è lui il più potente della Lega, un razzista pericoloso, spero proprio tu mi creda. Questo, ascoltatori, è la ballata della Lega, partito composto da stupidi razzisti che valgono meno di una mezza sega. Parassiti così non si erano mai visti. Non sottovalutare il potere di Matteo, a cui faccio un complimento se gli do solo del babbero. Degli epiteti ben più gravi meriterebbe tale sciacallo, che ripete le sue stronzate manco fosse un pappagallo. Che la sua avanzata abbia un'interruzione brusca, finché incita contro lo straniero l'utilizzo della ruspa. C'è solo una speranza che può fermare sto disastro, che fa sventolare a degli idioti bandiere color verde olivastro. Per sconfiggere questa temibile salviniana creatura è sufficiente far diffondere un minimo di cultura. Basterebbe così poco per distruggere il sortilegio che al dono della ragione si permette di far sfregio. Basta con questi discorsi sul chiudere le frontiere. Non vediamo quanto è pericoloso l'insorgere di barriere. Ma tu puoi dirmi che io sono solo un umile menestrello? Sì, è vero, ascoltatore, ma almeno